lasciata qua apposta. Oggi è vlog, zoom ancora un po', dai. Vlog 2, oggi. Sette e 25. Allora, domenica è stato il primo giorno libero che ci ha lasciato e ho deciso di andare a Positano. Scusate la voce, ma sono ancora un pochino in coma. Ho deciso di andare a Positano, che è un posto della Madonna, incredibile, non c'ero mai stato, ma veramente un posto spaziale. Quindi, prima di partire con la giornata di oggi, guardate che posto è Positano. Avete appena scoperto che anche se giochi a pallacanestro ti devi svegliare molto spesso alle 7 e mezzo del mattino, soprattutto se vuoi fare colazione, perché allenamento alle 9 non puoi fare colazione alle 8 e 40, altrimenti muori. Ho cominciato subito con la colazione del campione, quando la sveglia presto, uova, proteine, carboidrati, miele sopra e caffè, fine. Pilota automatico classico. Oggi classica giornata doppio. Pesi e poi basket stasera, quindi proverò a portarvi dentro una classica, veramente classica giornata di preparazione. Preparazione sul dizionario lo trovate sotto periodo in cui allenamenti tanti e gioie molto poche. Finisco colazione e si va! Andiamo. Luigi! Luigi, com'è fare il giocatore di basket? Bello! Ma ci sono tanti pro, bello, però c'è anche qualche contro che non si nota sempre. nel frattempo abbiamo dato il benvenuto nel vlog a Gigi Sergio, persona straordinaria. Nella breve intervista che gli ho fatto, il buon Gigi ha detto che in sostanza il giocatore di basket è un mestiere molto bello, ma ha pro e contro, e io sono estremamente d'accordo con lui, nel senso che le persone vedono sempre solo i pro, ed è giusto così. È un mestiere che non cambierai con niente, ma diciamo che questo è uno dei mestieri rimasti abbastanza meritocratici, dove se giochi bene ci cavi qualche soldino, se giochi male ce ne cavi molti meno, se giochi molto male non ci cavi niente, devi trovarti un lavoro vero. Passi attraverso situazioni molto spiacevoli, come è capitato a me. Sono stato abbastanza bravo e fortunato a andare in squadre organizzate in cui sono stato bene, ma mi è capitato anche di avere situazioni in cui io sono stato 5 mesi senza vedere un euro, in cui mi hanno bussato i padroni di casa dicendomi che qua nessuno paga l'affitto, levati gentilmente dai coglioni. Non è esattamente tutto oro. Detto questo, è un mestiere che non cambierei mai, anche se immagino che fra qualche anno, visto che sono vecchio come la tosse, mi toccherà cambiarlo. Quando capiti in situazioni molto spiacevoli, e magari ti capita anche in una città a cui sei particolarmente legato, non sto parlando ovviamente di Siena, eh? Sto parlando ovviamente di Siena. Non è bello. Finiti i pesi, sono fortemente convinto che il 50% della tua prestazione la costruisci in sala pesi, soprattutto il lavoro di forza, gambe, eccetera. È una parte che mi sta veramente a cuore. Ok, arrivo in casa, faccio una lavatrice, tiro fuori lo stendino dalla confezione e poi vi faccio vedere la vera chicca di quest'anno.
fatica clamorosa farmi mettere il pranzo tutti i giorni. Wow, wow. Bernie, Dani, pesce spada alla griglia per me va bene. Io ho un po' di verdure. Zucchine alla scapice, qualche No, io insalata. Insalata magari con pure pomodori. Ok. Grazie. La mossa del ristorante a pranzo è una mossa pazzesca. Un po' perché non c'ho mai voglia di cucinare a pranzo e soprattutto perché qui a Scafati mi è andata veramente di culo che ho due ristoranti a disposizione dove si mangia da far paura. Tipo anche oggi pesce spada con verdure, poi un po' di riso, pane, eh? Da Dio. E sono praticamente le due, riposino fino alle tre senza dormire perché non dormo e poi alle tre si chiama il Fella e un'oretta di lavoro, diciamo, che mi prendo cura un po' delle cose personali, extra basket. Quando dico lavoro intendo che magari mi metto qua dopo essermi lavato la faccia, dopo aver fatto una tanica di caffè, prendo l'iPad, magari c'è da montare il video del vlog che è questo, o magari c'è da chiamare Bruno, da sistemare delle cose per Slam Dunk. Io ho una onlus che ho fondato con Bruno Cerella che si chiama Slam Dunk. Ho un brand abbigliamento che è questo e sicuramente ci sarà da chiamare il mio amico Massi Fella per risolvere delle beghe. Prendo quest'oretta, oretta e mezzo per fare tutto quello che devo fare e prepararmi per andare all'allenamento. Per chiunque me l'abbia chiesto, perché su Instagram me l'ha chiesto un milione di persone, il caffè mi piace di nuovo. Mi faceva schifo, adesso mi piace di nuovo. Magari fra una settimana mi fa schifo ancora, però ora mi piace il caffè, quindi me lo bevo. Americano, come al solito, non mi insultate. Lo so, l'americano non mi piace. Quando dico che bevo l'americano mi offendete sempre. Fatevene una ragione. Nel frattempo un piccolo aggiornamento dalla mia giornata. Il caffè è finito così. Verso il secondo allenamento andiamo. Sì. Vado sempre un'oretta prima allenamento perché più invecchi e più bisogna che tu faccia stretching e tutte quelle cosine noiose che ti fanno deambulare poi la mattina quando ti svegli. Quindi un'oretta prima allenamento, ciao. Mentre sudo con 80 gradi in macchina volevo ringraziare tutte le persone che hanno guardato l'episodio 1 del vlog perché comunque non era scontato visto che su YouTube non esisto e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, fate tutte quelle cosine belline che dicono gli youtuber che così almeno continuo a portare avanti questo progetto che è bellino e molto divertente ma comunque dai richiede abbastanza energie per filmare, per anche montare eccetera, quindi se vi fa piacere un click, un like. Se mi volete offendere c'è lo spazio nei commenti per offendermi i parenti e tutto quello che volete. E basta, ci vediamo dentro lo spogliatoio, ciao. Mi chiamo Asturzio. Che ora è? Non lo so perché sto registrando. Non lo so che ora è. Mi chiamo Fiorenzo Dalla Papera. Papera, bravo. Signor Marino, lei è propenso a farsi misurare la temperatura? Me la misuri, la febbre, per favore. Dai che me la sento altina oggi. Vai che oggi va bene. Mi sento caldo. Vai, posso? Spara. Vai, spara. No. Quant'è? No, è impossibile. 33,3. No. te l'ho detto, me la sentivo alta. Finito, Charlie. One della mela. Not for the day, man. Hey, another day with my guy, Tony. Tony, great guy. I've known him, what? 2 years now, right? 2 years now, yeah. Due anni. Annos is single. Another day is done, man. Another day down. Another day down, baby. You know what it is. Connection, Tommy, Tomato, Carlo, Hoodie, all that good shit, baby. Hey, siamo. Mi serve che mi entri duro dentro la schiena. Ovvio. Qui dimenticatevi. Il loro
robe da centro benessere o cose varie, cioè qui c'è solo da farsi del male. Benve, anche sta giornata è finita. Sì. Pazzesco. Voto 10. Voto 10 al fatto che domattina ci ha lasciato libero. Allora, domattina ci ha lasciato libero. Grande gesto, grande gesto. Il video è già abbastanza lungo, secondo me, per essere il vlog 2. Sono andati anche troppo lunghi. Chi è arrivato fino in fondo lo ringrazio perché ha avuto un grande cuore. Adesso la giornata è praticamente finita, è rimasto di mangiare. C'ho un po' di riso basmati e un po' di salmone, quindi questo è quello che mangerò: riso basmati bollito e salmone. Lo so che è triste. E domattina niente sveglia. Spero che questo secondo episodio del vlog vi sia piaciuto. Io mangio, poi metterò un film e poi dormirò. Questa è la mia serata. Ciao a tutti.